Le principesse Disney hanno deciso di festeggiare il Natale insieme. Wow! Unisciti alla loro festa con Lalilu. Elsa ha deciso di provare un costume da pupazzo di neve. Crea un body aderente. Arriccia il tulle in questo modo. E completa il look con un tutù. Crea lo strato finale di tulle scintillante. La scollatura e la cintura sembrano ricoperti di neve. E ha i bottoni come quelli di un pupazzo di neve. Lega una sciarpa di raso con frange intorno al collo. Conosciamo un modo semplice per realizzare i guanti. Uno strato di carta stagnola più uno strato di colla a caldo. Rimuovi i pezzi. Taglia i bordi. Ora dobbiamo dipingerli con tutti i colori natalizi. Aggiungi alcune decorazioni e sono pronti. Decora gli stivali con i pompon. Come sto? Sembro un pupazzo di neve? Chiediamolo a Olaf. Ma il tuo look sembra fantastico. Olaf sta scegliendo le carote giuste. Devo scegliere quelle giuste. La mia ghirlanda deve essere perfetta. Ok, va meglio. Elsa, quasi non ti riconoscevo. Ti piace? Ci ho messo un po' per ideare questo look. Hai finalmente deciso di ascoltare i miei consigli di stile? Sei proprio un saputello. Mi sto preparando per il Natale. Beh, mi piace il vestito. Puoi toglierti i guanti. Il camino ti terrà al caldo. Ma manca qualcosa. Giusto, una carota. Ecco qui. Grazie. Ed ecco una sciarpa come la mia. Ora siamo uguali. Adoro gli alberi di Natale. Hanno un buon profumo e le decorazioni sono bellissime. Ho un'idea, facciamo un costume. Anna ha portato nastri, tessuti e decorazioni. Ho bisogno di un sarto. Puoi prendere le mie misure? Il vestito ti starà benissimo. Usiamo questi nastri di raso. Copri la gonna con rami di abete. Anna indica le decorazioni. Sì, sì, decoriamo la gonna. Le bacche rosse stanno bene sul vestito. Usa un filo di perline per fare una ghirlanda. Il Grinch, Elsa e Olaf sono riuniti davanti al caminetto. Giusto in tempo. Tutti vedranno il mio vestito. Guardate, ci ho messo molto impegno. Wow! Tutti si complimentano per il look di Anna e la sua creatività. Hanno persino messo scherzosamente dei regali sotto l'albero. Avvolgi del filo di ferro sottile con uno scovolino. Modellalo a forma di arco. Attacca un fiocco di neve su ogni raggio. Che bel cerchietto invernale! Mentre Elsa e Anna parlano dei loro look, il Grinch inizia a fare i dispetti. Ti vediamo, ladro di Natale! Ma è comunque riuscito a rubare tutti i regali. Che piano malvagio! Anna è molto triste. Nessuno riceverà regali per colpa del mio vestito. Ma Elsa la calma e le dà il suo regalo. Il Grinch non è riuscito a rubare questo regalo. Ti vogliamo bene! Anna è estremamente felice. Un bellissimo cerchietto e il supporto dei suoi amici hanno sistemato le cose. Crea un cappello con la gomma piuma. Disegna un cerchio. Modella la parte centrale in questo modo. Copri con un cerchio. Scegliamo le decorazioni. Prima un cordino bianco. Poi un ramo di pino. Aggiungi pigne, erba, una grande bacca. Disegna una toppa rossa. Un cilindro nero sostituirà il secchio sulla testa del pupazzo di neve. Scegliamo il cappello giusto per completare il tuo look. Ho una collezione di cappelli. Troveremo qualcosa. Questo no. Forse questo? Provalo. Oh, questo no. Prova questo. Non va bene. Non troveremo mai niente in questo modo.
Pensa, pensa. Sì, ho il cappello giusto. Questo va bene. Sì, abbiamo trovato il cilindro giusto. Questo è il mio giorno fortunato. Forma un cagnolino con i pompon. Aggiungi occhi e naso. Aggiungi le orecchie. Avvolgi un nastro intorno al collo e decoralo. C'è un cappello in stile albero di Natale sulla testa del cane. Elsa e Olaf stanno giocando insieme. Oh, qualcuno mi sta chiamando. Torno subito. Gioca senza di me. Olaf non c'è ed Elsa si sta annoiando. Mi farò un nuovo amico. Che cane carino! Lo chiamerò Palla di Neve. Bravo, cucciolo! Il cane abbaia felicemente. Ora Elsa sta giocando con lui. Ama la sua nuova amica. Qualcuno è venuto a visitare le sorelle. È Babba Rapunzel! Wow! Ciao, amica! Non sono venuta a mani vuote. Oh, ecco un regalo per te. Quando Olaf vede la borsa se ne innamora. Wow! È un vero fashionista. Crea dei modelli di cartone. Delineali sulla stoffa e ritaglia i pezzi. Incolla la borsa lungo le cuciture. Riempila con l'imbottitura. Aggiungi una codina e annoda un fiocco. C'è una toppa sul lato. Un po' di glitter e la poltrona è pronta. Olaf sta camminando per la foresta quando vede una borsa rossa. L'avrà persa Babbo Natale? La porterò a casa e vedrò. Guardate cosa ho trovato! Wow, sono regali! Non credo, è troppo morbida. Può essere usata come poltrona a sacco. Ottimo lavoro! Una sedia in più è proprio ciò di cui abbiamo bisogno. Olaf cede ad Elsa il suo posto e prende per sé un morbido tappetino. Sono seduti davanti al camino e si raccontano storie. È così bello star seduti accanto al fuoco insieme. Le decorazioni natalizie non bastano mai. Le decorazioni sono qui. Unisci le perline e gli anelli. Crea una ghirlanda con due tipi di palline. Alterna i colori. Olaf, come hai fatto a rimanere impigliato nella ghirlanda? Stavo provando a decorare! Anna e Rapunzel stanno guardando gli alberi innevati. Wow! Ai, i miei capelli si sono impigliati nel ramo. Stai ferma, ti aiuterò. Aspetta, ho un'idea. I capelli usati come ghirlanda sono molto eleganti. Ok, sto scherzando. Appendiamo quella vera. Forse dovresti prima aiutarmi. Le ragazze hanno decorato l'albero insieme. Se ne vanno solo per un minuto, ma è abbastanza per il Grinch. Ops, il ladro è stato fulminato. Non dovresti provare a rubare il Natale. Creiamo una casetta in legno per gli uccelli. Incolla gli stuzzicadenti in fila in questo modo. Taglia i bordi. Incolla i supporti sottili negli angoli. Tagliali. Collega tutti i pezzi. Fissa la casetta per gli uccelli e dipingila di bronzo. Decora il tetto con rami e bacche. Di chi sono questi passi? Anna e Rapunzel hanno deciso di fare una passeggiata. Il tempo è fantastico. C'è un uccello che vola dietro le ragazze. Poverino, deve avere freddo. La neve va bene per noi, ma le sue ali devono essere bagnate. Aspettami, porterò una casetta per gli uccelli. Le ragazze appendono la casetta per gli uccelli su un albero. Ora l'uccellino avrà sempre un posto dove nascondersi dalla neve. Mentre gli altri trascorrono del tempo all'aperto, Elsa ha deciso di fare i biscotti.
ha fatto l'impasto e ora sta facendo dei piccoli pupazzi di neve. È ora di cuocerli. Pronti! I biscotti freschi hanno un profumo davvero gradevole. Mmm, che delizia! I biscotti sono pronti prima che tornino le ragazze. Prego, servitevi! Adoro fare regali a sorpresa. Gli amici hanno festeggiato il Natale e si sono divertiti tantissimo. Wow! Dacci un pollice in su. Iscriviti alla Lilù. Premi la campanella, così non ti perderai nessuna delle nostre idee per le bambole e delle fiabe.